Oh, AC Milan! Boom! Boom! Leo Messi che non rinnova con il Barça. Boom! Chiediamo subito alla signora cosa ne pensa. Signora! Cosa succede? E se è lui il trequartista? So che Leo Messi non è il trequartista, però si sa mai. Chiediamo alla signora che magari ne sa qualcosa. Signora! Ma non è che magari Messi... No! Ma no, sa, magari... Paolo è là in Spagna, magari torna Paolo, non è che magari si può pensare. Oh, magari lui, magari. C'è qualcuno? Ciao, ciao, ciao. Non so se lo vedete là dietro, c'era uno che salutava. Vabbè, allora, stavo pensando questa cosa, ragazzi. Cioè, visto che noi abbiamo bisogno di un trequartista e visto che Leo Messi è rimasto senza contratto, magari non lo so, magari c'è qualche modo per riuscire a convincerlo a venire al Milan. Anche perché, ragazzi, io questa cosa la dico da completo disinteressato e mi rivolgo direttamente a lui, mi tolgo anche gli occhiali perché so che Leo Messi guarderà questo video. Leo, allora guardo negli occhi. Leo, allora, se hai le palle, vieni in Italia per sfidare Cristiano Ronaldo. Così, lo dico da completo disinteressato, anche perché le squadre in Italia cioè in cui le squadre con più blasone in Italia, diciamo quelle più riconosciute e più forti, sono il Milan, ovviamente per primo, perché è la squadra più vittoriosa in Europa italiana, e ovviamente la seconda sono riscoloriti, ma in Europa non vincono mai, quindi non so se ti conviene tanto, e la terza ha problemi anche con le bollette. Quindi non lo so, secondo me conviene, se vuoi venire in Italia, secondo me per sfidare Cristiano Ronaldo e dimostrare al mondo che sei meglio di Cristiano Ronaldo, ti aspettiamo in quel di ti aspettiamo in quel di Milanello. Allora, ragazzi, oggi, a differenza di quelli dell'altro, mi sono segnato un bel po' di cose che vi devo dire. Quindi oggi facciamo un po' i seri e un po' i meno seri. Partendo appunto dalle cose meno serie, volevo leggervi questa cosa dal Vangelo secondo Tutto Sport. Cristiano, questo ragazzo, cioè, è scritto qua. Chi mi segue sulla pagina dei Milanisti l'avrà già letto stamattina, non me la sto inventando. Cristiano, salutaci. L'allenamento è appena terminato. Ronaldo si gira verso la tribuna e raccoglie l'applauso di 100 tifosi invitati dalla società che hanno avuto la fortuna di toccarlo e poterlo vedere da vicino. Cioè, questo, raga, non sto scherzando, questo è un articolo scritto sul giornale. Infatti, io ho completato la notizia dicendo che dopo il saluto ha dato la benedizione a tutti i partecipanti e, indicando un tifoso tra i 100 presenti, ha pronunciato la frase: "Tu mi tradirai". Allora, boh, niente da ragazzare, ero lì seduto stamattina, non sapevo cosa fare, mi sono segnato un po' di robe da raccontarvi. Allora, adesso veniamo a... facciamo un attimo un passo indietro. Vi ritorno a parlare, adesso torniamo, facciamo i seri un attimo. Vi torno a parlare di Leo Messi. Dopo parliamo anche del Milan, tra l'altro. Ah, tra l'altro, facciamo così, anticipo subito la cosina del Milan. Stamattina ancora è uscita la notizia di Ilicic. Ragazzi, allora... vediamo di inquadrarla un attimo. Innanzitutto, sono andato a vedermi le statistiche su Transfermarkt. Ilicic, da trequartista, non ha mai giocato. Ha fatto l'80% delle sue partite da esterno destro, rientrando sinistro, un po' alla Suso, no? Rientrava di sinistro e poi calciava. E le altre partite che ha fatto le ha fatte a seconda punta. Quindi, come trequartista, Ilicic non ha mai giocato. Lollo, in quale condizione accetteresti Ilicic? Io Ilicic lo accetterei nel caso in cui dovesse... Io, ma la mia opinione da tifoso milanista che non conta assolutamente nulla, io accetterei una venuta di Ilicic al Milan nel caso dovesse venire a fare l'esterno, a costo esterno destro di riserva. Esempio, il Milan riesce in qualche modo a vendere... A vendere Castiglieco, non so, ipotizzo, riesce a vendere Castiglieco e va a prendere Ilicic come sostituto di Castiglieco a pochi euro. Diciamo che Ilicic ci potrebbe anche stare. In un qualsiasi altra soluzione, dal mio modesto e che non conta niente punto di vista, Ilicic, se venisse a fare il trequartista titolare, ovviamente no. Se Ilicic dovesse venire a fare l'esterno destro titolare al Milan, ovviamente no. Ma se dovesse venire a fare il sostituto, via, chiamatelo come volete, ci potrebbe anche stare. Questo era il discorso che volevo fare su Ilicic. Ma torniamo a bomba sul discorso di Messi. Il Barcellona,
Allora, vi leggo un attimo le parole velocemente, le parole del presidente del Barcellona. Che cosa dice? Per farvi capire, ragazzi, farvi capire adesso che siete lì tutti a casa o chi è al mare, che avete tempo. Adesso io vi leggo queste cose e ragionateci un secondo. Purtroppo abbiamo ricevuto un'eredità disastrosa. Il monte ingaggi al Barcellona rappresenta il 110% degli incassi del club. Cioè, quindi il club incassa 1 e in realtà spendono 1,1. Per gli ingaggi, quindi spendono di più di quello che in realtà incassano, quindi inevitabilmente la squadra va in perdita. Non abbiamo margine salariale e il regolamento della Liga passa attraverso un fair play finanziario che pone dei limiti molto stringenti. Questo è il motivo per cui non abbiamo potuto rispettare l'accordo concordato con Leo Messi. Per darvi un'idea, c'è un limite di stipendio che vale la regola del 4-1, cioè per avere 25 milioni di stipendio irrinvestibili dobbiamo risparmiarne circa 100. La direzione sportiva sta lavorando per ridurre la massa di stipendi, bla 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 bla. Questo che cosa vi ricorda? Ho scritto sopra. Il Barcellona sta facendo quello che ha iniziato a fare il Milan da ben 3 anni. Questa è l'unica soluzione per andare avanti. Non c'è un'altra soluzione, ragazzi. Trovare, iniziare a far quadrare i conti per far sì che il calcio diventi sostenibile, a meno che tu non ti chiami PSG o non ti chiami City, ma lì c'è tutto un altro discorso in cui onestamente non voglio neanche entrare. Ma, allora, ci sono momenti, ragazzi, ci sono momenti importanti in cui, dopo vi parlo di Grealish per chiudere il video, ci sono però, adesso vi devo dire una cosa importante, ci sono momenti, quando io faccio i video, quando li faccio da studio, quando li faccio da casa, quando sono in diretta per il Milan sul canale Vio, ci sono momenti in cui secondo me bisognerebbe mettere un marker, bisognerebbe mettere un pallino rosso e avere la possibilità tra 2 o 3 mesi di ricordarsi che io oggi 6, 5, 6, non mi ricordo quanti ne abbiamo di agosto, io oggi vi dico una cosa, ok? E adesso ve la leggo questa cosa, ricordatevi, mettetevi queste poche parole che vi sto dicendo, mettetevele qua nel cervello e ricordiamocele tra 4 mesi, quando io vi dirò: ah ragazzi, ma io sta roba ve l'avevo già detta ma non mi ricordo quando. Ecco, qualcuno di voi tra 4-5 mesi mi dirà: allora l'avevi detta il 6 di agosto quando eri a Cattolica, quando eri sul balcone di Cattolica. Allora, questo post, ricordatevelo bene, in arrivo una vera e propria rivoluzione. Fair play abolito, eliminazione delle plusvalenze e inserimento delle commissioni agente nelle spese di acquisto dei giocatori. Questa cosa, ricordatevela, ragazzi, ricordatevela tra qualche mese, questa cosa che vi ho detto. Quando poi diventerà vero, diventerà effettivo, poi ne parleremo. Ma ricordatevela bene questa cosa. Chiudo. Mi ero perso tra tutte le palle di mercato. Oggi non ho parlato di Lukaku. Avete visto che oggi ho fatto un video senza parlare di Camavinga. Parli di Lukaku nei video del Milan? Sì, perché ci piace fare il culo ogni tanto anche a noi all'interisti, visto che ce l'hanno fatto a noi per anni per la storia del nostro cinese e delle nostre cose. Ogni tanto parlo pure io dell'Inter. Comunque adesso non voglio parlarvi dell'Inter. Tra tutte queste cose di mercato che sono successe negli ultimi giorni, una notizia me l'ero quasi persa, tra virgolette, che era quella di Grealish, del passaggio di Grealish al Manchester City per 100 milioni di sterline. Mi sono fatto spiegare bene, grazie al mio amico Ignazio, che abita là, mi ha spiegato bene com'è la storia, mi ha mandato un video, l'ha ritradotto e me l'ha spiegata bene. Praticamente, perché vi voglio raccontare questa cosa in chiusura di video e premiare chi è arrivato a 8 minuti e 40 di video? Perché è come sarebbe dovuta andare la storia tra l'ex 99 e il Milan. Ok, Grealish cosa succede? Grealish gioca nella sua squadra vecchia, a un certo punto dice l'anno scorso, questo vi riporto quello che mi ha detto il mio amico Ignazio, l'anno scorso riceve delle offerte, dice ok, no, l'Aston Villa gli dice, Aston Villa mi pare, non vorrei sbagliare che dopo dico Aston Villa magari sbaglio, comunque la sua squadra gli dice facciamo una cosa, rinnoviamo il contratto. Grealish gli dice va bene, mettiamo una clausola da 100 milioni, ma se arriva un'offerta per un club che gioca in Champions League tu mi devi vendere, e queste sono le condizioni che vengono fatte sul contratto. Arriva il City, gli fa un'offerta a 100 milioni di sterline, la sua squadra precedente, che ripeto dovrebbe essere la Aston Villa, non vorrei sbagliarmi, la Aston Villa si becca 100 milioni di sterline cash per Grealish, e Grealish prende e va nella sua nuova squadra. Così sarebbe dovuta andare, e così la riconoscenza vera di un giocatore verso la squadra che ti ha preso, ti ha fatto diventare famoso e poi dopo ti ha venduto, è così.
Vabbè, raga, è inutile star qua a parlare dell'ex 99, che ormai se n'è andato pure. Però è così che avrebbe dovuto fare. Milan, io voglio andare a giocare al PS perché io l'avrei. Così, tanto per chiudere, ragazzi, io avrei anche non l'avrei accettato perché siamo il Milan, ok? Ma io avrei potuto anche comprendere un Donnarumma che veniva e mi diceva: io voglio vincere l'anno prossimo, voglio vincere la Champions. Vabbè, no, posso non essere d'accordo con te, però la tua opinione è rispettabile, no? Posso rispettare quella che è la tua opinione, posso, non sono d'accordo, ma la rispetto. E quindi dicevi: ok, va bene. Allora, tu l'anno prossimo vuoi vincere la Champions, ci sono possibilità che il Milan la vinca? Sì. Cioè, nel senso, poche, pochissime, ma qualche possibilità che il Milan vinca la Champions c'è. Hai più possibilità di vincere la PSG? Sicuramente, dati di fatto, PSG, City hanno più possibilità, a livello puramente statistico numerico, più possibilità di vincerle rispetto al Milan. Quindi, il Milan, Donnarumma, avesse fatto un contratto con il Milan, come l'ha fatto Grealish, di io vado al PSG, però firmo, metto una clausola di 70 milioni di euro, cash pura plusvalenza di 70 milioni di euro, ragazzi, noi con 70 milioni di euro, cioè, in mano a Paolo e alla nostra dirigenza con 70 milioni, ciao, facevamo la squadra per vincere le prossime 10 Champions League. Sono andato lunghissimo oggi, ragazzi, un saluto a tutti, forza Milan, oggi non abbiamo parlato di Lukaku, ma la parola d'ordine è sempre la stessa, vada via il Q Inter, ciao ragazzi, ciao!